Creazione, ok, adesso ho spiegato un po' come si cancella, come si elencano le funzioni, come si salvano col func save, vediamo come si crea una funzione, come la si modifica, eccetera. Quindi prendiamo un esempio, funzione che si chiama di ciao, di nel senso dimmi ciao, ecco. Allora, function, facciamo l'esercizio naturalmente, di ciao. Usiamo l'opzione meno d che significa descrizione, cioè io do una descrizione di cosa fa questa funzione e quindi copio questo. Ecco, copio descrizione. E poi vediamo cosa servirà questa descrizione. Probabilmente l'avete già intuito con l'autocompletamento e il suggerimento dei comandi. Serve lì, ecco. Quindi, funzione di ciao, cosa serve? Impostando uno o più nomi permette di creare un messaggio di saluto con questi nomi a parametro. Voilà, una funzione sciocca e semplicissima, giusto a scopo didattico. Enter, definiamo cosa fa. For i, quindi usiamo un ciclo. Un loop, quindi un ciclo che fa che cosa? Che va, diciamo, che legge tutti i parametri che sono stati archiviati nella variabile argv. Quindi io posso impostare appunto da 1 a 100 nomi, in argv ce ne sarà da 1 a 100, e questo ciclo for i cicla in tutti i parametri che io ho assegnato alla funzione. Poi semplicemente cosa fa? Echo, mi scrive ciao e dà il valore della variabile i, perché uso la variabile i per caricare man mano le dimensioni di argv che sono state caricate, e quindi dico ciao i, quindi per tutte quelle esistenti dico ciao i. End, quindi chiudo semplicemente qui il ciclo di stampa dei vari saluti, ciao nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, e poi chiudo anche la funzione perché poi è tutto qua. Quindi la funzione di ciao è creata. Ok, poi creando la funzione interattivamente resta nella memoria, questo l'abbiamo già detto, qui ripeto solo concetto, l'opzione di o estesa description trattino trattino description permette di impostare una descrizione di cosa fa la funzione, quello che ho appena detto. Questa descrizione viene usata dalla funzionalità di autocompletamento e voilà, qui viene svelato il perché. Poi lo vediamo, anzi possiamo vederlo anche adesso se vogliamo. Quindi io richiamo i comandi di con la radice di nel nome, e vedete che la prima che mi esce è la mia funzione che ho appena definito di ciao, e guarda qui magicamente sulla destra appare il mio messaggio di aiuto, insomma la mia descrizione, così so che cosa fa questa funzione di ciao anche in futuro. Vedete, impostando uno o più nomi permette di creare un messaggio di saluto. Ecco qua, ecco a cosa serve la descrizione, perché se volete costruire la vostra esperienza di Phish in modo efficace e ben ordinato e pulito e efficiente, è meglio che, anzi è consigliabile che ad ogni funzione mettiate un breve, non deve essere un romanzo, un breve testo di aiuto. Che così vi appare qui quando voi cercherete in futuro questa funzione, voi o altri che usano la vostra infrastruttura, ecco. Vedete, appare lì. Bello, carino. Ctrl C per abbandonare e andiamo avanti. Quindi func save, questo l'abbiamo già usato, e facciamolo pure. Func save di ciao, e a questo punto il di ciao appare qui, eccolo qua nella nostra cartella functions. Molto bene. Adesso functions di ciao, qui ripetiamo l'esercizio, è giusto quello che abbiamo visto prima, però facciamolo tutto basato su una funzione di ciao, e mi fa vedere il codice che ho appena creato.
E qui invece la novità è come modifico una funzione, come la apro in un editor di testo per modificarla. Quindi a me serve modificare questa funzione ed ecco che c'è il comando funced che sarebbe function editing o qualcosa del genere, comunque intuitivo anche questo comando funced, e dico di ciao. E siccome io avevo impostato la variabile editor su nano, mi si apre una sessione di nano nella quale io posso editare la mia funzione. Volessi cambiare qualcosa, che ne so, da ciao minuscolo metto la C maiuscola, ecco. Poi salvo, esco e se riguardiamo il codice della funzione, vediamo che adesso ciao è maiuscolo, ecco. Per aggiornare la funzione salvata, naturalmente perché qua dentro io non l'ho ancora salvata, è solo nella sessione di fish che è presente la modifica, vedete che qui ciao è ancora minuscolo, quindi per risalvare, per avere l'ultima versione della funzione anche salvata fra le funzioni perenni, chiamiamole così, devo rifare il comando funcsave di ciao, quindi lui ci passa sopra. Adesso qua, se apro di nuovo il codice, vediamo che ciao è diventato maiuscolo e è l'ultima versione salvata. Perfetto. Se è impostata la variabile editor, si aprirà l'editor. Abbiamo visto che a me si è aperto nano. Oppure c'è ancora un'alternativa: senza badare alla variabile editor, posso scegliere se usare un editor specifico o se usare quello interno integrato in Fish. Come faccio? Lo vediamo qui. Se voglio usare un editor specifico, ripeto, al di là della variabile preimpostata qua in editor, posso dire voglio usare nano e lo dico come c'è scritto lì, quindi funced, function editing, meno e, quindi meno e sta per l'editor in questo caso, quale editor, gli dico quale, nano, va, stiamo sul nano, e cosa voglio editare? Di ciao. E voilà, mi ritrovo nello stesso punto, esco subito. Se invece, malgrado l'impostazione della variabile editor, volessi comunque usare l'editor integrato in Fish perché non so, perché mi colora la sintassi al volo, perché mi fa più comodo quello interattivamente, posso forzarlo con meno i, che vuol dire interno, editor interno o integrato, ecco, così intuitivamente. Funced meno i di ciao, e vedete che la funzione mi si apre anche con la sintassi colorata nell'editor interno di Fish, che vabbè è un po' più, come dire, meno dinamico di un editor normale, però fa la sua funzione, oltretutto mi colora appunto la sintassi, che è meglio del nano in questo contesto. E voilà, Ctrl C, abbandono. E abbiamo visto un po' tutto diciamo, gli strumenti che ho a disposizione per gestire le funzioni. Come si creano, come si provano e come si provano. Non l'abbiamo ancora provata, a dire la verità, la nostra funzione. Adesso che abbiamo fatto fatica a crearla, proviamola, dai. Quindi di ciao, senza parametri non fa nulla perché il ciclo non parte nemmeno perché argv è tutta vuota, eh. Metto qui qua nonna papera. Allora vedete che con la C maiuscola, ciao qui, ciao qua, ciao nonna papera, voilà, vedete che funziona la nostra funzione. E di ciao è una funzione, ma di fatto è equiparato a un comando qualsiasi di Fish o del kernel Linux. Vedete, viene colorata di blu come qualsiasi altro comando e lo possiamo usare come qualsiasi altro comando. Molto bene. Andiamo avanti in questo importante capitolo. Allora, gestione del codice di ritorno da una funzione con il comando return. Ecco, il comando return interrompe l'esecuzione ed esce con il codice di ritorno che può essere liberamente specificato. Quindi io posso dire a queste condizioni interrompi l'esecuzione di uno script o di una funzione ed esci con il codice 5, che ne so, invento.
E la stessa cosa, diciamo, in corrispondente a questo return dell'exit in bash. Quindi ripeto sempre: se avete seguito la formazione bash, sapete cosa fa exit, così saprete anche cosa vuol dire usare return. Faccio un esempio solo qui nella scaletta, senza replicarlo qui nel terminale. Se ho una funzione e imposto che mi debba ritornare il codice 3, alla fine della sua esecuzione ho determinate condizioni di errore. Nello script principale che richiama quella funzione, io posso leggere lo stato di questo codice sempre con la variabile predefinita status, lo status, che mi tornerà 3. Quindi, ecco, semplice, no? Status è quello che si memorizza il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito. Se l'ultimo comando eseguito è una funzione, la funzione forza il codice 3 come codice di ritorno, nello status mi ritroverò 3. Se non c'è return, se la funzione è andata bene, avrò status 0, eccetera. Ecco, qui abbiamo capito cosa vuol dire. Validità delle variabili dentro e fuori le funzioni, questo l'abbiamo già ampiamente analizzato nella parte 2 di questo corso dedicata alle variabili, quindi non ci soffermiamo ulteriormente qui, anche se ho ritenuto utile e giusto citare questa voce anche nell'ambito di questa puntata del corso, perché ha a che fare con le funzioni, la validità delle variabili dentro, fuori, locali, globali, eccetera. E ne abbiamo già parlato ampiamente appunto nella parte 2. Quindi parliamo di un'altra cosa molto potente, carina, che ci mettono a disposizione le funzioni in Fiche sono, ed è la gestione degli eventi. Cosa significa? Un evento proprio, letteralmente in italiano, un evento è un qualcosa che succede. E la funzione, com'è in relazione con l'evento? La funzione reagisce ad un evento. Quindi l'evento si chiama in gergo tecnico trigger, ovvero grilletto o innesco, quindi capita questo evento che fa scattare la funzione. Quindi il trigger è l'evento e la funzione reagisce di conseguenza. E noi possiamo creare questo meccanismo con le funzioni, cioè possiamo creare diversi tipi di funzione che reagiscono a determinati eventi che succedono nel nostro sistema Ubuntu, Linux, ecco. E vediamoli. Vediamoli ad uno, quindi una funzione che deve reagire automaticamente al cambio. Per esempio, al cambio di valore di una variabile, quindi nel nostro script abbiamo una determinata variabile e se creiamo una funzione apposita che reagisca quando quella variabile cambia, questa funzione scatterà al cambio della variabile. E quindi ecco che qui, diciamo che mi accorgo adesso che nella scaletta ho scritto un'inesattezza, non è la funzione in quanto tale che viene chiamata trigger, ma è l'evento che fa scattare questa funzione, quindi una funzione che deve reagire non è il trigger lei, ma è l'evento, quindi il cambio di valore di variabile che è il trigger. Quindi automaticamente al cambio di valore di una variabile che è il trigger. Quindi una funzione che deve reagire automaticamente al cambio di valore di una variabile che è il trigger viene creata. Come viene creata questa particolare funzione? Con l'opzione -v o estesa on variable. Ecco, vedete che l'opzione estesa è indicativa, quindi on variable, cioè al cambio di variabile. Reagisce questa funzione quando succede qualcosa a una variabile. Ecco, quindi proviamo a creare questa funzione. Quindi vediamo un po' se ce la faccio. To description on variable mia var. Ecco, questo qua. Ok. Quindi riproduciamo la variabile. Quindi si chiama testare variabile. La descrizione è prova di evento su cambio di variabile. L'evento è appunto tipo on variable. E la variabile, la variabile che è poi il trigger alla quale deve reagire questa funzione si chiamerà mia var, si chiama mia var. Quindi enter. Come
Cosa gli facciamo fare a questa funzione? Facciamo mettere un colore, sfondo blu e il solito messaggio. Quindi gli facciamo stampare un messaggio tipo variabile con valore modificato, argv ci dirà qual è quella variabile lì che è stata modificata, quindi la mia var. E poi chiudiamo qui la funzione, non gli facciamo fare niente di più in questo caso. E abbiamo definito la nostra funzione. Quella funzione qui, in questo momento, in questa sessione di fish, è già lì pronta, on variable mia var. Quindi è in attesa, è lì in ascolto. Appena la variabile mia var, viene creata, caricata, modificata, questa funzione è lì in ascolto e reagirà. Quindi la controprova lo facciamo adesso. Set mia var prova. Quindi set mia var prova vuol dire che io mi creo la mia var e lo carico con il valore, la carico con il valore prova. Faccio enter e cos'è successo? Che oltre a creare la variabile è scattata la nostra funzione evento. Quindi questo comando di modifica della variabile mia var è stato il trigger, ovvero ciò che ha scatenato la nostra funzione testare variabile. Cosa ha scritto? Variabile con valore modificato con sfondo blu, variabile set mia var. Ecco, quindi è proprio la mia var che ha fatto scattare questa situazione. Vediamo un po', facciamo una prova. Ok, vedete, ogni volta che io tocco quella variabile, qualsiasi modo che ho a che fare con l'impostazione del contenuto di quella variabile, scatta la mia funzione sull'evento. Ecco. E questo è molto potente e importante, direi, perché questo è un esempio di funzione che scatta a fronte di un evento. Adesso ne vediamo qualcun altro e capirete che questo è un ulteriore strumento a nostra disposizione per rendere complessi, completi o per soddisfare tutte le nostre esigenze nei nostri script. Ecco, questo è importante. Creiamone un'altra allora, una funzione che deve reagire automaticamente ad un evento emesso dal sistema, da fish. Viene creata con l'opzione meno "-e", o on event. On event è diverso da on variable, quindi on event è genericamente un evento di sistema. Ecco, ci sono eventi di sistema generati automaticamente da fish. Allo stato attuale sono disponibili questi, quindi allo stato della versione attuale di fish sono disponibili fish prompt come evento, quindi ogni volta che viene emesso un prompt, quindi questo, che viene creato questo, questa funzione scatta. Proviamolo. Proviamo questo evento con questa funzione. Quindi creiamo questa funzione. EvePR si chiama, EvePron l'ho chiamata. E l'evento al quale deve reagire è appunto fishPrompt, si deve chiamare così, fishPrompt. Quindi creiamo questa funzione e come al solito, il solito banale echo. Ok, hai usato un nuovo prompt. And ecco, anche questa funzione, vedete che addirittura appena creata è già scattato. Perché ad ogni enter, cioè ogni, come dire, disegno schermo del prompt, quella funzione lì scatta, quindi faccio enter. Vedete, anche solo un enter che mi crea un nuovo prompt quando vado a capo nel terminale fa scattare questa funzione EvPR. Quindi ad ogni occasione, vedete, un comando ls fa il suo output, poi mi si presenta il nuovo prompt e ecco qui che scatta la funzione. Quindi finché c'è questa funzione attiva, ogni volta che faccio enter o qualcosa nel terminale mi apparirà anche questa scritta. Poi andiamo avanti, siamo quasi quasi abbastanza avanti in questa scaletta, ma è veramente il capitolo forse il più importante, questo delle funzioni. Quindi andiamo avanti pure senza
tranquillamente a spiegare tutto quanto. Un altro evento di sistema, chiamiamolo così, è a disposizione, è il secondo, però ce ne sono questi due. Poi non è detto che in futuro ne appaiano altri nelle varie versioni di Fish future. Fish Command Not Found, ecco, questo qui è un altro evento a disposizione che viene messo ogni volta che la ricerca di un comando è fallita, ovvero quando inseriamo, scriviamo in modo errato un comando. Il sistema nel kernel Linux, nei Fish, non trovano questo comando, ci torna un errore perché il comando non esiste e si può creare una funzione che scatti a quell'evento. Eccola qui, quindi dai, facciamo anche questo come esercizio, tanto ci vuole poco, copia e incolla, quindi ormai abbiamo capito come si fa. Stavolta faccio un bel colore rosso, scritto in bianco, sfondo rosso. Sì, quel meno O. Non so se questo meno O in fondo è un refuso della mia scaletta o se serve, comunque bah, proviamo, semmai correggiamo. Eco, quel comando non esiste e chiudiamo la funzione. Ok, adesso per provarlo vediamo, diamo un comando che esiste, man. E vedete che il comando esiste, anche se non gli ho dato quale manuale mostrarmi, quindi man reagisce con quale pagina di manuale si desidera, ma questo non ha importanza, ma il comando in quanto tale esiste, man. Però se io erroneamente do man con due n, vediamo un po', ecco. Ci ha messo un attimo perché cerca se man in tutti i comandi installati nel kernel Linux e tutto c'è, man proprio non c'è. E vedete cosa succede? C'è la scritta rossa, cioè scusate, una scritta bianca e sfondo rosso e il bianco in grassetto. Ecco, adesso questo O. Ho capito che cos'è, è il grassetto per scrivere un po' più intenso nel terminale, quindi vedete sfondo rosso, quel comando non esiste. Vedete che ha reagito al fatto che io ho scritto un comando che non esiste, a parte il fatto che Fish già mi dà l'indicazione perché scrive rosso, questo l'abbiamo già imparato nel video precedente, scrive rosso quindi vuol dire che c'è già qualcosa che non va rispetto al blu qui di man, però io insisto, faccio enter e questa funzione si accorge appunto, scatta quando io inserisco un comando, do un comando che non esiste. E vedete che queste sono funzioni che reagiscono a determinati eventi. Ma il bello deve ancora venire ed è che non sono limitato a questi eventi preconfezionati, ma posso crearne di miei personalizzati, quindi qui la cosa diventa infinita, posso creare degli eventi personali anche. Per esempio, vediamo un po' questa funzione che chiamo testare evento. Mi permette di prova di evento personale e la definisco con l'opzione on event, né più né meno di queste. Di quelle di sistema, quindi l'opzione è identica a quelle per gli eventi di sistema preconfezionati, però posso anche definirne di miei, quindi on event e gli dico mio evento, quindi questo è un nome mio, non di certo di sistema Fish. Cosa gli facciamo fare a questa funzione? Vabbè, facciamo un bello sfondo verde, background green, eco evento emesso, ok, e gli faccio stampare la variabile dei parametri. E poi chiudiamo la funzione. Ok, come faccio a testare che funzioni? Siccome è un evento personale mio, devo pensarci io ad emetterlo, quindi non essendo un evento di sistema che capita implicitamente, devo forzare io anche l'emissione dell'evento. Quindi immaginatevi in uno script più o meno esteso, nel quale in un certo punto dello script definisco, cioè all'inizio dello script definisco questa funzione per dire e dove ho bisogno lungo il codice di questo script io metto questo comando emit, cioè emetti, forza, crea la condizione di questo evento. Quindi io dico emit
mio evento con il parametro ok, così viene stampato da argv. Ecco, io posso mettere questo comando emit, quindi forzo l'emissione dell'evento dove voglio nel mio script. Qui lo faccio interattivamente e dico ok, scatena questo mio evento. E vedete che in verde mi dice evento emesso ok. Se dico pippa, la classica pippa, vedete evento emesso pippa. Quindi ho una funzione che scatta ogni volta che io emetto personalmente dove voglio il mio evento. Quindi capite che qui il sistema si estende all'infinito, posso crearmi eventi, funzioni, tutto quello che voglio. Tutto personalizzato. Poi la gestione del prompt, ne ho già parlato prima. Diciamo, in Bash, francamente non è che io mi sono mai occupato tanto del prompt, cioè di questo, io ne ho impostato uno personalizzato dalla configurazione web, ho detto mi piace questo, ho fatto click, lui, Fish, il sistema mi ha creato automaticamente questo Fish prompt che riporta appunto le impostazioni per far apparire il prompt in questo modo e poi basta, è finita lì. Però, giusto per fare un parallelo con Bash, posso dire che in Bash c'è una variabile specifica che si occupa del prompt e si chiama $ps1. Quindi $ps1 contiene come è formattato il prompt di Bash. In Fish non usa variabili specifiche, ma usa una funzione. Basta che si chiami questa funzione Fish prompt, la vedete qui. Ci mettete tutto il codice che volete per formattare il prompt carino, tanto complicato o meno come volete, su più righe, quello che volete voi. E da quel momento in avanti, da quando esiste il Fish prompt qui, questo prende il sopravvento a quello standard di Fish come se non ci fosse. Cioè, se io cancellassi questa funzione Fish prompt, tornerebbe il prompt standard. Diciamo, con voi installate Fish, lo avviate la prima volta e vi ritrovate quel prompt. Questo è personalizzato. E voi potete personalizzare come volete perché è una funzione come un'altra. Questo qui è creato, diciamo, dalla configurazione automatica di Fish che mette a disposizione, ma voi potete crearne uno come volete, un vostro prompt personalizzato in una funzione che si deve chiamare Fish prompt. Ecco. E voilà, appena questa funzione è definita, il prompt cambia immediatamente, diventa il vostro nuovo, tutto lì. E siamo arrivati finalmente in fondo a questo importantissimo capitolo ed è tanto importante che mi permetto, prima di chiudere, di riassumere tutto più o meno quello che abbiamo visto sopra, nel senso di cosa permette la funzione, di quali scopi abbia. Quindi proprio per riassumere in 7 punti perché è così importante l'oggetto funzione in Fish. Allora, la funzione è un oggetto fondamentale che ha diversi scopi. Vediamo quali. Funge da alias, come in Bash, l'abbiamo visto, permette di applicare la sostituzione di comandi nativi, e abbiamo visto anche questo, molto carino, con l'uname, permette di strutturare in modo ordinato gli script più complessi, questo in modalità non come in Bash anche in Bash si creano le funzioni per strutturare e riorganizzare il nostro codice, e questa è una modalità tipicamente non interattiva, nel senso che si struttura un codice più o meno complesso quando è uno script a parte. Interattivamente fate quel comando, due comandi, sempre uno alla volta, interattivo. Mentre non interattivo vi preparate un file con tutto il vostro script che può essere anche molto complesso. E le funzioni aiutano sicuramente a rendere più gestibile uno script complesso. 4. Permette di semplificare e risolvere un compito complesso suddividendolo in parti più semplici. Questo sia interattivamente che non. Chiaramente una funzione, come dire, suddividete, fate delle fettine più piccole di un problema più grosso e automaticamente lo rendete più semplice nel gestirlo e nel risolverlo, perché ogni funzione avrà il suo compitino, unite poi queste funzioni che ognuna fa la sua parte e poi vi trovate il tutto composto da diverse funzioni però più gestibili. Permette una sorta di, ecco, programmazione ad oggetti, che qui poi sono magari parole grosse, però per rendere l'idea voglio proprio usarlo, permette una sorta di programmazione ad oggetti inscatolati come forse le bambole russe.
dato che una funzione può usare altre funzioni e così via indefinitivamente. Ecco, questo probabilmente si è intuito nelle spiegazioni delle varie parti di questo corso finora. Ovviamente io ho creato funzioni tipo questa di ciao, tipo altre funzioni, ma siccome queste funzioni poi assumono il ruolo né più né meno di un qualsiasi altro comando, nulla mi vieta di creare una funzione di livello superiore che a sua volta utilizzi, che ne so, questa di ciao, poi questo infosistema, che le integri, che le usi sì o no, e a sua volta ulteriori altre funzioni che integrino quella, che poi a sua volta ne integra delle altre, eccetera, eccetera. Ecco, come le bamboline russe, no? Avete presente, c'è quella più grossa fuori, l'aprite ce n'è un'altra, l'aprite ce n'è un'altra. Anche qui si può far così perché di fatto creando una funzione noi ampliamo il dizionario dei comandi a disposizione della nostra shell, di fatto. E possiamo farlo indefinitivamente, un po' qui come con gli eventi, che abbiamo appena visto prima. Possiamo creare degli eventi nuovi che Fish non conosceva fino a un momento fa, perché possiamo creare degli eventi personalizzati, anche qui è una cosa infinita, possiamo creare un evento per tutto ciò che abbiamo bisogno, così come possiamo creare delle funzioni piccolissime, come dei mattoni base, come del Lego, e poi mettiamo assieme tutti i mattoni per creare poi la casa intera, ecco. E questo è molto importante. Poi 6 permette di gestire e creare eventi, quello che abbiamo visto proprio nell'ultimo punto della scaletta, il penultimo punto, permette di gestire e creare degli eventi per i quali nel codice di uno script o durante l'uso interattivo scatta una reazione, quindi creare appunto questi eventi, ecco, ancora una volta forse non è proprio corretto o fuorviante quello che ho scritto nella scaletta, è meglio che la correggo, quindi l'evento in quanto tale che è il trigger che fa scatenare, non la reazione. Giusto per amore di precisione, ecco, quindi permette di gestire e creare eventi che sono poi i trigger, gli scatenanti, per i quali nel codice di uno scritto durante l'uso interattivo scatta una reazione svolgendo operazione automaticamente, quello che abbiamo appena visto con gli eventi qui tutti colorati qua sopra. E infine, appunto, gestisce anche il formato del prompt perché è una funzione che lo fa in ambito Fish. Ecco. Voilà, con questo ho concluso questo importantissimo capitolo di questo corso, la parte 4. Vi saluto e vi attendo per la parte 5. Ciao ciao!